Lunedì l'incontro tra il presidente Zaia e una trentina di cittadini, mercoledì l'incontro con la stampa dei vertici di URSS 6 e azienda ospedaliera di Padova per rassicurare sul futuro dell'ospedale Sant'Antonio. Dall'associazione Padova Bene Comune arriva la proposta di un referendum, consultazione tra i padovani nelle piazze del centro il prossimo autunno. Perché dicono anche loro quello che vogliono, se vogliono che l'ospedale Sant'Antonio rimanga l'ospedale dei padovani, dove tutti possono andare a curarsi, oppure no. Le garanzie che ci dà la Regione oggi non ci convincono. Un ospedale di rete, il Sant'Antonio, in questo momento, che offre servizi soprattutto a cittadini deboli come gli anziani. Nel distretto 1, dove ricade l'ospedale Sant'Antonio, c'è anche l'ospedale ai Colli, ci sono i poliambulatori, ci sono tutta una serie di servizi che sono integrati appunto con l'ospedale. Non si capisce perché l'ospedale viene tolto da questa rete che oggi funziona bene, dà un servizio ottimo a tutti i padovani. Quando ci sarà il nuovo ospedale sarà giusto rivedere tutto. Non si capisce perché più di 10-15 anni prima, perché si parla di costruire il nuovo ospedale a Padova Est nel 2030-2034, l'ospedale Sant'Antonio stranamente passa dall'URSS all'azienda ospedaliera. Intanto per il prossimo 13 agosto è in programma un incontro tra il personale medico e la direzione generale di URSS e azienda. Entro fine agosto in regione sarà presentato il piano di passaggio del Sant'Antonio dall'URSS Euganea all'azienda ospedaliera.